La straordinaria saggezza dei nostri avi, che hanno sempre saputo vivere in simbiosi con la natura e leggerne umilmente i segnali, ha sempre fatto riferimento alla Luna. Per dettare le proprie attività agricole e anche le proprie attività umane. Facciamo qualche esempio. Il parto di un bambino, l'imbottigliamento del vino, la serenità del sonno, l'abbattimento di un albero, fino ad arrivare alla pratica della cosiddetta lessa, vale a dire il bucato con la cenere. E di proverbi della tradizione popolare legati alla Luna ne è piena. La Langa, ne è pieno il Monferrato, il Roero, ne è piena Alba, insomma tutto il territorio. Si guardava alla Luna perché la Luna detta l'attività agricola di quasi ogni lavoro nel mondo rurale. Sarà anche per questo che poeti e contadini sono uniti dal proprio lavoro, che tutto sommato è spirituale per entrambi, perché per entrambi si fa riferimento alla Luna, che sotto di lei ci scandisce, ci raduna. E dunque il 30 dicembre 2020, data di luna piena, l'auspicio è di lasciarci alle spalle un 2020 comunque importante e dare vita, cominciare un 2021 che possa essere di buon auspicio attraverso le proprie attività, attraverso le soddisfazioni che speriamo ci stia riservando. Pensate che fino allo scorso anno Fondazione Radici non esisteva. Infatti soltanto a febbraio del 2020, in una giornata storica, quando l'emergenza pandemica sembrava ancora lontana, in via Cesare Balbo ad Alba, presso lo studio del notaio Cotto, 15 soci fondatori hanno dato vita ufficiale alla Fondazione Radici, in una giornata che si è poi rivelata storica. Ma andiamo con ordine. Fondazione Radici nasce dal sogno di un editore, Claudio Rosso, di un giornalista, Marcello Pasquero, e di un fotografo, Bruno Murialdo, che sin dal 2017 hanno cominciato a intervistare personaggi di questo territorio, inizialmente legati al mondo del vino e poi successivamente anche ad altri prodotti sempre pertinenti al territorio. A questo nucleo iniziale si è poi aggiunta la famiglia Albeisa, storico ente morale del territorio, e il sostegno della CRC, la Cassa di Risparmio di Cuneo, e tutti insieme sono arrivati a intervistare oltre 50 personaggi. Da qui un bivio: o chiudere tutto il materiale in un cassetto, come troppo spesso è successo da parte di storici o antropologi del territorio, oppure provare a dare vita, a mettere le gambe a Fondazione Radici, o meglio, per fare un gioco di parole, a mettere proprio le radici. Così cominciano ad avvenire degli incontri che accrescono l'interesse nei confronti di tutto questo materiale, fino a che un giorno il presidente dell'ente turismo, Luigi Barbero, lancia l'idea, quella di fondare effettivamente la Fondazione Radici da parte dei soci. L'idea è stata accolta e si è realizzata il 12 febbraio 2020 con questi 15 soci: l'ACA, l'Associazione di Commercianti Albesi, la ASCOM di Bra, la Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, la Confartigianato di Cuneo, l'Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero, la Confindustria di Cuneo, la Diocesi di Alba, l'EGEA, l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, la Famiglia Albeisa, la Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, la Miroglio S.P.A., Piemonte Land of Perfection e infine Radio Alba. Tutti questi 15 soci hanno eletto all'unanimità un presidente, Claudio Rosso, che andiamo immediatamente ad ascoltare per un saluto. Claudio! Nonostante l'anno poco propizio, siamo soddisfatti perché la Fondazione Radici è riuscita a prendere vita, a nascere quest'anno, a organizzarsi nel migliore dei modi. Nata dalla spinta di un primo gruppo iniziale, poi riuscita a trovare il sostegno di enti e associazioni estremamente importanti della nostra zona, che hanno riconosciuto nel nostro obiettivo qualcosa di importante e da sostenere assolutamente. Abbiamo il Consiglio d'amministrazione, il Collegio dei fondatori, i soci sostenitori, abbiamo finalmente anche adesso il Comitato Scientifico che ci aiuterà nel nostro lavoro. È qualcosa che mancava ancora sul nostro territorio, qualcosa che può riconnetterci con il nostro passato,
arrivando a mettere insieme anche tanto materiale che era già stato prodotto e realizzato da tante persone di buona volontà anche nel passato. Il nostro compito è quello innanzitutto di arrivare a digitalizzare tutto questo materiale, che vuol dire renderlo fruibile sui canali moderni della comunicazione, e fare poi lavori nuovi, svilupparne di altri, portare avanti nuovi progetti. Progetti che speriamo ci saranno affidati dagli enti pubblici, dai nostri soci, dalla nostra creatività, dalle varie occasioni che si andranno presentando. Credo quindi che faremo un ottimo lavoro. Abbiamo Marcello Pasquero come direttore, che sicuramente si impegnerà tanto in questo senso. Abbiamo tanti soci importanti con cui ci siamo già trovati diverse volte. Uno dei primi progetti che andiamo a realizzare è un docufilm su Alba Capitale d'Impresa 2021, un progetto che stiamo facendo con Confindustria Cuneo, con la collaborazione anche del Comune di Alba. Stiamo appunto già facendo alcune riprese video per arrivare in primavera a un risultato importante da questo punto di vista. Altri accordi li abbiamo fatti anche con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, con cui abbiamo firmato poco fa un protocollo d'intesa che ci darà la possibilità di fare lavori non solo sul livello locale ma anche a livello nazionale. Di questo lavoro andremo a vedere tra poco un teaser, uno spezzone, e questo è già un esempio di qualcosa di importante che stiamo realizzando, e quindi affrontiamo con grande impegno, fiducia e positività il prossimo 2021. Grazie Presidente. Oltre a Claudio Rosso abbiamo un consiglio di amministrazione di primo livello, un consiglio di amministrazione composto da 6 persone nominate dai soci fondatori. Andiamo ad elencarle. Il primo è appunto Claudio Rosso, il Presidente. Poi abbiamo Gianfranco Comaschi, vicepresidente e presidente dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo. Marco Scuderi, funzionario ACA, vicepresidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e direttore dell'Enoteca Cavour qui di Grinzane. Luigi Cabutto, direttore del giornale Le Nostre Tour di Famiglia Albeisa, e Silvano Stella, consigliere dell'Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero. L'ultima nomina spettante alla Regione Piemonte è avvenuta qualche giorno fa nella figura di Mauro Davico. Sì, perché da maggio 2020 Radici è una fondazione riconosciuta dalla Regione, ed è proprio per questo che andiamo ad ascoltare il saluto del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Quando si parla di radici, si parla di un qualcosa che dà la vita, perché le radici ci fanno subito venire in mente il passaggio della vita tra il terreno e una pianta, ma ci dice anche che le radici rappresentano l'inizio, rappresentano quello da cui la pianta è poi nata e si è sviluppata. Le radici ci dicono anche e ci fanno pensare a come la pianta è ancorata al suo terreno, a come una pianta è ancorata alla terra. Ecco, la parola radici a me evoca queste sensazioni: alimentazione, cibo, natura, radicamento territoriale, forza. Ecco, questi sono gli elementi che hanno fatto sì che quando mi è stata proposta l'istituzione di questa fondazione Radici, proprio qui nel territorio dell'Albese, io da Presidente della Regione Piemonte ho visto con grande favore questa iniziativa. Perché le radici non sono solo importanti, sono fondamentali. Senza radici non si vive, senza radici non si cresce, senza radici non ci si difende. E le radici in questo caso sono le radici storiche, culturali, tradizionali della nostra storia di donne e di uomini, figli di una terra, di Piemonte, figli di una terra che ha costruito l'Italia, figli di una terra che ha costruito la resistenza, che ha cacciato quelli che avevano privato delle libertà personali le persone. Quelle sono le nostre radici. Sono le radici di chi rispetta la terra perché gli dà da vivere. Sono le radici che abbiamo trasmesso nel vino, nelle nocciole. Sono le radici che abbiamo fatto fruttare nell'industria, nell'artigianato, nel commercio. Sono le radici religiose dei nostri padri religiosi che hanno avuto i natali in questa parte di Piemonte. Ecco perché lavorare
per valorizzare, trasmettere la forza delle nostre radici oggi e domani e soprattutto ai giovani, ai nostri figli, non è solo un piacere, non è solo giusto, ma credo che sia un dovere istituzionale, perché noi avremo un futuro solo se saremo ben consapevoli di quello che è il nostro passato. In bocca al lupo alla Fondazione Radici. Ora andiamo a vedere la prima sede della Fondazione Radici, che si trova proprio qui presso il castello di Grinzane Cavour. Dico la prima sede perché l'ambizione della Fondazione è quella di diffondersi il più possibile e, oltre al grande archivio digitale della memoria, avere altre sedi aperte al pubblico dove poter fruire di tutte le informazioni, le testimonianze e le memorie delle persone che hanno reso grande questo territorio. Andiamo dunque a conoscere e incontrare il direttore della Fondazione. Marcello Pasquero, ben trovato. Grazie Paolo, grazie per le tue parole e per aver ricordato il grande archivio digitale, che sarà un po' la grande opera che ci accompagnerà nei prossimi anni della Fondazione Radici. In questo grande archivio digitale vogliamo inserire le memorie, tutto quello che è stato scritto nel corso degli anni sul nostro territorio e fare in modo che questo non vada perso. Ed è un'opera molto importante in cui la Fondazione Radici crede fin dall'inizio. È solo una delle opere, perché a inizio 2021 andremo a presentare la prima pubblicazione che è stata realizzata dalla Fondazione Radici, un libro sul passaggio delle epidemie in Langhe, Roero e Monferrato, con una visione anche su tutto il Piemonte. Un libro che sarà diviso tra cronaca, tra attualità, quindi col racconto di un 2020 molto particolare e difficile che tutti abbiamo vissuto, e con una parte storica che è stata scritta, e permettimi Paolo di ricordare un grande personaggio del nostro territorio, Don Renzo Costamagna, che si è occupato della parte storica, e a lui sarà dedicata questa prima pubblicazione della Fondazione Radici. Sarà veramente un grande piacere. Non sarà l'unico lavoro, ovviamente, che sarà presentato nel 2021, perché vogliamo realizzare altre pubblicazioni, vogliamo realizzare altri docufilm, altri film, e quindi tutta una serie di opere che ci vedranno protagonisti. Beh, tra le altre cose, nel 2021 la Fondazione Radici potrà contare anche su un comitato scientifico di tutto rispetto, vero Marcello? Eh sì Paolo, mi dai l'occasione per parlare del comitato scientifico, che è stato appena nominato proprio nei giorni scorsi, ed è un comitato scientifico di altissimo livello, con all'interno molte anime, come volevamo, per rappresentare un po' tutti i settori della produttività del nostro territorio, anche perché la fondazione, anche su alcuni giornali è stato riportato erroneamente, è stata ritenuta come una fondazione della memoria contadina. Non è così, perché la memoria contadina è importante all'interno della Fondazione Radici, ma sono importanti tutte le anime produttive del nostro territorio. Quindi, come hai ricordato, la Fondazione è rappresentata da soci di varia estrazione. In questo abbiamo voluto un comitato scientifico che da subito ha eletto Piercarlo Grimaldi presidente, quindi un grande personaggio, è stato rettore dell'Università di Pollenzo, professore, una vita spesa nella salvaguardia delle memorie. Poi al suo fianco ci sarà Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, quindi passiamo dalle memorie all'arte contemporanea. Pensa quante fondazioni possono vantare un comitato scientifico come questo, pochissime. Al loro fianco ci saranno Roberto Cavalli, Mauro Carbone, Andrea Desana, Marco De Vecchi, Massimo Martinelli e Luca Garavaglia. Sarà veramente un comitato scientifico di livello altissimo. Permettimi anche di dire che il 2021 sarà un anno importante anche per l'assemblea dei soci partecipanti. Abbiamo aperto nel 2020 ai primi soci, che sono Ceretto Aziende Vitivinicole, Poderi Colla, Uniart e Azienda Agricola Brezza. Sono solo i primi quattro, un nucleo di soci partecipanti che vogliamo che diventi molto numeroso e che avrà un ruolo molto importante all'interno della fondazione. Soci partecipanti che saranno una delle anime appunto di Radici, che nel 2021 vorrà realizzare tutta una serie di opere. Una di queste opere che andremo a presentare poi ad aprile sarà il docufilm ufficiale dell'anno della cultura d'impresa 2021. Pensa Paolo che tra tante città, c'erano città importantissime con un passato industriale veramente di primo piano in Italia, tra tutte queste città è stata scelta Alba.
una cittadina di 30.000 abitanti che è riuscita a superare tutte le altre, perché Alba ha una tradizione, ha una storia industriale che tra l'altro è molto recente, perché parte poco più di 70 anni fa, ma ha vissuto veramente un'epoca straordinaria. E quindi noi stiamo già realizzando questo docufilm ufficiale dell'anno della cultura d'impresa 2021 con il regista Max Chicco, ovviamente con Confindustria Cuneo, che è produttore, la Fondazione Radici è produttore associato, ed è stato veramente un grandissimo onore che Confindustria Cuneo abbia dato questo incarico alla Fondazione, e questo ci ha permesso anche di richiedere il codice Ateco come casa di produzione cinematografica, e questo è un passaggio importantissimo per la Fondazione. Quindi io direi di andarci a vedere questo teaser, l'abbiamo chiamato teaser, sui giornali c'è stato anche qualcuno che ci ha un po' criticato, teaser per una parola inglese che però deriva dal gergo del cinema, quindi è difficile chiamare un altro nome, in italiano non l'abbiamo trovato. Paolo, in piemontese c'è un nome che può dire teaser? Beh, io proporrei Cicinin. Cicinin, mi piace, Cicinin è un bel nome. Allora noi ci andiamo a vedere un Cicinin di questo docufilm ufficiale dell'anno della cultura d'impresa 2021. Ti ricordi? 30 anni. Guarda, qui c'era il tornio, il dipalo. Che l'avevi verniciato, verde. Guarda, lì c'è ancora il compressore con cui l'avevamo verniciato. La mola c'è ancora, l'abbiamo lasciata qua. È quella che avevamo comprato sul Postal Market 30 anni fa. E che cosa? Guarda, gira ancora, Seba.
Molto emozionante questo video. Il docufilm di Max Chicco riesce a evocare e raccontare molto bene il miracolo accaduto nell'Albese per affrancarsi dalla malora fenogliana. Un miracolo che è raccontato dalla voce dei protagonisti stessi che lo hanno realizzato in Langa, Roero e Monferrato. Loro sono i custodi del fuoco, ma lo siamo anche noi attraverso Fondazione Radici. Non vogliamo fare il culto delle ceneri, vogliamo piuttosto custodire un fuoco, il fuoco della memoria. Alcuni di questi personaggi intervistati ci hanno lasciati negli ultimi 2 anni, ma la Fondazione Radici ha raccolto le loro testimonianze, le loro memorie, prima che andassero perse, e ora possono essere custodite per essere fruite anche. A loro è dedicato questo video, dove vedrete intervenire gran parte dei personaggi intervistati dalla Fondazione Radici. C'era la Morra quando io ero sindaco, quindi nel 1965, un uomo poveretto che aveva un bue solo con un corno rotto, che passava lì, io dicevo guarda questo poveretto c'ha un bue con un corno rotto. Dopo una quindicina di anni, io ero presidente della Camera di Commercio, mi telefona questo signore, mi sono tal, io mi sono ricordato di lui e mi dice: senta lei presidente, non mi può portare a Cuneo alla Camera di Commercio i documenti perché è catan vignot, ho comprato una piccola vigna e vorrei inserire nell'albo dei vigneti. Mi dice: ma ci vuole tutta la documentazione, ma io ce l'ho qui dietro, c'ho l'atto notarile dell'acquisto, c'ho la planimetria, c'ho la documentazione che mi ha fatto il geometra, la domanda fatta, devo solo più portarla a Cuneo. Ma non me la può portare. Io dico: ma se me la porta giù, io gliela porto a Cuneo. Lui di lassù mi dice: Pösninen feien fax, non le posso fare un fax. Io ero farmacista in farmacia, non avevo il fax, la Cassa di Risparmio non aveva il fax, ma quel contadino dal corno rotto, del bue dal corno rotto, aveva il suo fax a casa, aveva capito cosa voleva dire il commercio, si era trasformato da povero diavolo in un produttore di vino Barolo e già aveva bisogno di avere il fax per la sua commercializzazione. Ho detto: la battaglia è vinta. I miei limiti, io non sono capace a scrivere, perché io ho fatto la scuola in tempo di guerra, dove ho tribulato a fare queste scuole, le girò da una scuola all'altra. Però parlando di vino non è facile, perché non basta sapere l'italiano, bisogna conoscere il vino. Cantiamo, ci sarà anche per me una buona stella, cantiamo, per me soltanto brillerà. Che importa se abbiamo nell'anima la tristezza? Cantiamo perché nel cuore c'è giovinezza. Gli anni dal 50 al 60 il mondo agricolo si divise in due campi. Quelli che abbandonavano la terra e se ne andavano a Torino alla Fiat. Bastava dirlo ed era assunto. Quindi molte casine venivano abbandonate. Quelli che erano rimasti
erano tutta gente che credeva in questo mestiere. Altra poi è diventato tale col Ferrero e poi gli altri che sono anche iniziato l'attività di Oria Genere, però ci è voluto del tempo. C'era l'alba chiusa nella circonvallazione e l'alba fuori della circonvallazione. Io che abitavo al mattatoio, per andare al ginnasio liceo dovevo andare in Piazza Savona, dove c'erano i controlli. Il controllo mi lasciava passare, andavo giù in Via Maestra e arrivavo al liceo e la stessa cosa per rientrare poi a casa. E questo rendeva ben visibile che cosa voleva dire la guerra, che cosa voleva dire il controllo fascista della città. Ne eravamo su sto carro merci che era aperto, un carro merci aperto appunto, e quando ci ha mitragliato si è fermato, però c'è stato 11 morti e io sono stata presa in una gamba, avevo le ginocchia tutte sbucciate, con una croce ci hanno portato in ospedale a Savona, ma io non ci sono voluta stare, ho firmato, sono andata via perché volevo andare a casa. Vedeva tutta San Benedetto un fuoco, ma una cosa che fa rabbrividire a pensarci. Amici di Fenoglio ce n'erano pochi, non perché fosse un tipo che non amava comunicare, però dato che parlava poco, la sua grandezza è che ascoltava molto ma parlava poco e quindi sembrava... Molti lo scambiavano per una persona superba, una persona invece non era. È che amavamo molto ascoltare, ma non amavamo molto parlare. Mi avevano visto fare il presidente degli asini, mi hanno detto che facessi il presidente della famiglia Albesa, dove ho anche trovato certe volte degli asini, ma molto, molto scalpitante. Ma anche lì, però, nonostante il loro scalpitio, siamo riusciti a fare qualcosa, perché ci sono dei muri che non sono crollati, che se non altro possono dire grazie a noi, lo dico senza vanto, ma solo perché resti. Pinocchio Allizio, quando una volta ha fatto una serata in cui parlò della sua attività, eccetera, rivolto all'uditorio, dice: se avete qualcosa da chiedere, in prima fila c'era l'allora sindaco e ha chiesto non so che cosa, al che il Gallizio, e mi aspettava e gli era sicuro, e gli era sicuro che qualcosa, e tu tiravi fuori. Qua c'erano due o tre posti che giocavano, c'erano i vecchi giocavano lì alla cima della salita, gli altri giocavano giù in mezzo alla via e noi ci mandavano a giocare, c'era una chiesetta con una specie di porticato, buttavamo il pallone sopra e giocavamo lì, ma 5-6 anni è già, perché c'era solo quello. La gente ha imparato a apprezzare il mio gioco, anche se avevo i capelli lunghi. Quando a 28 anni ho avuto la trombosi alle Molinette, era un ospedale enorme. Il primario mi ha detto: sente, però ti dica i suoi tifosi di venire un po' meno, ci stanno mettendo in crisi. Così. Tutti ti conoscevano, quando uscivi con tutti parlavi, perché la gente, i negozianti stavano anche sulla porta del negozio, perché non avevano l'affollamento dei clienti come adesso. Però con loro poco lavoro hanno fatto tanto. Le industrie, le cantine sociali e i contadini devono mettersi d'accordo. Già in luglio
sul prezzo che avrebbe avuto l'uva a settembre. Allora è stato bellissimo perché c'era una signora di Mango e aveva detto che grazie a Renato tutte le cascine si erano fatte il bagno. Nel mio corso più o meno tutti, quasi tutti si sono occupati di vino perché erano tutti proprietari di aziende che venivano semplicemente per imparare. E la scuola enologica ha avuto un periodo in cui addirittura arrivavano i cosiddetti uditori, venivano a fare gli ultimi 2 anni, ma gente che arrivava dal Cile, dall'Argentina, dalla Svizzera. Ho passeggiato veramente vigne per vigne in tutti i territori del Langhe del Monferrato. Queste Langhe Monferrate che non bisogna dimenticarsi, partendo da Canelli, dalle cattedrali sotterranee, queste cantine, Coppo, Bosca, Contratto e Gancia, hanno fatto sì che fosse la molla per il riconoscimento dell'UNESCO. Quando sono andato in giro ho capito una cosa importantissima, che per fare dei grandi vini bianchi ci vuole il freddo, che se le uve bianche prendono caldo non si può fare un vino bianco buono, allora bisogna che sia freddo, freddo, freddo. E infatti io sono stato il primo a dire a mio padre mettiamo le vasche d'acciaio che potrebbero raffreddare quel che c'è dentro, e quindi è nato il vino nuovo. Faccio dei nomi, da spumante, prosecco, marchetto spumante, sono fatte con questo metodo. Federico Martinotti, tra parentesi, è stato l'inventore, il vero inventore della spumantizzazione in autoclave, i grandi contenitori. Come mai la gente in Borgogna è disposta a spendere 10, 20, 50 volte in più del prezzo che vendo io? Quali sono le emozioni? Quali sono le sensazioni, i piaceri? Perché poi il vino è una domanda di piacere. Allora, l'unico sistema è andare in Borgogna a vedere. Io avevo la 500, lui 4 ettari e mezzo, viaggiava in Porsche e faceva barca a vela a Cannes. Io 4 ettari e mezzo morivo di fame. Io ho capito che qui avevamo la grande qualità. Se andavo a Torino o Milano dovevo già battermi con delle aziende, seppure iniziavano anche loro già affermate, e trovavo, non dico difficoltà, ma qualche problema per avere il mio spazio, ho detto provo ad andare all'estero a vedere. Wayne Spectator, che degustava i vini e faceva i best buy, i vini, io rapporto questo prezzo, e davano dei punteggi per entrare in qualche categoria intorno al 88, 89, eccetera. Questa barberia l'hanno dato 92 punti ed è stato il miglior best buy dell'anno fra tutti i vini di tutto il mondo che erano. Questo qui ha creato una curiosità, no? Siamo andati in Germania e abbiamo portato 7-8 kg di tartufi, che allora ce n'erano tanti tartufi, mica come adesso che arrivano con 20-30 grammi, arrivano con mezzo chilo, un chilo arrivavano. E alla frontiera in Svizzera ci hanno fermato, noi abbiamo fatto vedere la fattura, cosa avete da dichiarare, abbiamo fatto vedere la fattura dei tartufi, e questi poi cercavano il camion perché la fattura era sui 10 milioni di quei tartufi, in fondo era una scatola. In provincia di Cuneo il 74% dei lavoratori agricoli non è italiano. Allora mi chiedo e ci chiediamo, se non ci fossero gli stranieri, gli immigrati, cosa farebbe la nostra agricoltura? Come potrebbe sopravvivere? Questo
questo tipo di possibilità di manodopera mi ha permesso di ingrandire l'azienda e infatti mi ha permesso di passare da un'azienda agricola che aveva coltivava direttamente 7-8 ettari di vigneto a 10 volte. In questo momento io coltivo direttamente una sessantina di ettari di vigneto. Sono Gemni Riad, arrivo dalla Tunisia, lavoro da azienda agricola San Rocco Paolo. Da 13 anni fa sono assunto qua al lavoro, faccio tanti lavori qua, piantare i barbatelli, facciamo scarzolare, vendemmia, tanti lavori che deve fare tutto l'anno. È una soddisfazione che il tuo lavoro è arrivato alla buon fine e che il risultato è quello. Cominciano ad andare un po' in Germania, in Svizzera, in Inghilterra. Vostri giovani? Più giovani io. Come da vostri italiani noi in piace campagna. Questa nostra età va bene, da giovani scappano. E ai giovani dico, dovete imparare a leggere, dovete imparare a capire voi stessi, combattere, se è necessario. Io posso dire, quando morirò, ho combattuto, ho seminato. Quando bevo un goccino di Barolo, in qualsiasi parte del mondo io mi trovi, ti fa sentire le tue radici, ti fa sentire a casa tua, anche se sei in capo al mondo. Mi fa sempre piacere citare questa frase di Gustav Mahler, musicologo dell'Ottocento, austriaco dell'Ottocento, che dice: fare memoria, riandare con la mente alla tradizione, non significa adorare le ceneri, ma accendere il fuoco. Thank you.
poi si potrà ancora intervenire su quelle cose lì o no? Spero che abbiate gradito questo video che avete visto, un video che verrà continuamente aggiornato con nuovi personaggi, nuove storie, proprio perché la Fondazione Radici ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento non soltanto per questo territorio, non soltanto per la regione, ma perché no, anche a livello nazionale. Sostenere la Fondazione Radici è possibile, appena sarà possibile e potremo incontrarci, comincerà la campagna di tesseramento dei soci sostenitori, dove sarà possibile donare non soltanto fondi, ma anche il proprio tempo, le proprie testimonianze, perché la Fondazione Radici ha cominciato a creare questa banca dati di memoria del territorio e ha l'ambizione di articolarla e ampliarla sempre di più. Potete visitare il sito internet www.fondazioneradici.it, la pagina Facebook di Fondazione Radici, oppure scrivere all'indirizzo mail info@fondazioneradici.it. Grazie per essere stati con noi e che questa luna piena di questa sera possa essere di buon auspicio per un 2021 pieno di soddisfazioni, ma soprattutto e finalmente di salute.